Bentornati al Live in Venezia. Continuiamo la serie dei nostri incontri, dei nostri confronti. Questa volta siamo molto contenti di avere con noi di nuovo, dopo l'edizione dell'anno scorso a Firenze, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. La ringraziamo molto. Grazie. Per essere qui a Venezia. Ministro, siamo esattamente a 100 giorni di una guerra che sembrava inimmaginabile fino a qualche mese fa, nel cuore dell'Europa. Una guerra non solo inimmaginabile, ma di cui ora non si riesce neanche a immaginare la fine. Dal suo punto di vista, che è naturalmente privilegiato facendo parte di un governo che si sta attivando molto alla ricerca della pace, ma naturalmente aiutando innanzitutto l'Ucraina per raggiungere questa pace, cosa vede all'orizzonte dopo 100 giorni? Dunque, 100 giorni di guerra, come dice lei, impensabile per noi, certamente ha determinato una grave situazione non soltanto verso quei paesi tipo l'Ucraina, da cui sono scappati milioni di persone, con delle ricadute anche sui paesi vicini. Pensiamo alla Polonia, quanti ucraini ha accolto, e anche in Italia ne sono già arrivati circa 127.000. Ma quello che vedo è che l'attività diplomatica deve andare avanti sempre con più forza, e d'altra parte i leader europei, e prima tra tutti il nostro Presidente, sta intervenendo in tutti i modi a livello europeo, di Consigli europei, proprio perché si arrivi a un programma che veda la pace quanto prima sviluppata in quel paese. Certo, non è semplice, perché l'attività diplomatica richiede che ci siano due parti in causa, e con la voglia e la volontà di quelli che sono rapporti riservati, che devono esserci, perché le trattative non possono che essere riservate. E poi, quando si trova più o meno un punto di contatto, si può anche uscire e quindi apertamente parlarne, ma bisogna essere molto cauti. Ma soprattutto, ripeto, le diplomazie europee e del mondo vanno assolutamente, devono agire su quella posizione. Quello di una trattativa è come dire, un auspicio, o c'è qualcosa secondo lei che in effetti si sta muovendo, per quanto in maniera difficile? Io dico che il mio è un auspicio che le trattative ci siano seriamente da tutte le parti, e ovviamente, ripeto, non possono che essere trattative riservate. Quindi quello che noi leggiamo sui giornali fino a un certo punto, ma poi occorre proseguire su quella strada. Parlava dei profughi ucraini, appunto siamo arrivati quasi a 130.000 in Italia, però proprio in questi giorni Frontex, l'agenzia europea che si occupa dei profughi e dei migranti, ci sta dicendo che si è invertito il trend, sono più gli ucraini che stanno tornando in patria di quelli che lasciano il paese. Questo vuol dire che per l'Europa, e in particolare per l'Italia, almeno sul fronte della gestione dei profughi ucraini, come dire, quei problemi che già non erano stati di particolare gravità non ci saranno risolti? Noi non abbiamo avuto particolari problemi, perché è vero che ne sono arrivati 127.000 circa, però la maggior parte è andata da amici, parenti, comunque con nazionali già risiedevano in Italia. Non dimentichiamo che l'Italia ha una comunità ucraina di circa 250.000 persone, quindi sono stati accolti da noi nei nostri centri numeri davvero limitati. Quello che posso dire è che invece, ed è importante, che i ragazzi, che circa 27.000 sono già iscritti nelle nostre scuole, e anche questo è
è un dato importante perché serve anche per far riprendere quei contatti umani che i ragazzi che sono stati allontanati dalla propria vita, quindi avere contatti con altri ragazzi della stessa età è molto importante al di là di quelle che sono le materie che vengono insegnate, ma il rapporto umano secondo me è l'aspetto più importante. Ed è anche molto bello dirlo davanti a una platea di studenti liceali e universitari di Venezia, e quindi ribadire l'importanza della scuola come elemento di integrazione anche in una vicenda così, così dolorosa e triste. Ministro, una delle guerre dentro la guerra è quella che è stata chiamata del grano, il conflitto, la guerra del grano. Sappiamo che l'Ucraina è uno dei maggiori produttori e esportatori di grano al mondo, assieme alla Russia. Ci sono stime drammatiche delle agenzie internazionali. Il programma alimentare mondiale, che già stimava a causa del cambiamento climatico, della pandemia, di problemi diversi dalla guerra, oltre 300.000 persone a rischio di insicurezza alimentare, ora ne stima almeno 50.000 in più proprio a causa del blocco del grano nei porti ucraini. Questo naturalmente è un dramma per chi soffrirà la fame ed è un problema in termini di motore di nuovi arrivi e nuovi sbarchi. Negli ultimi mesi c'è stato sia un aumento ma di poche migliaia di arrivi e di sbarchi nel nostro paese, ma a causa di questa guerra del grano e quindi dell'aumento dei problemi alimentari nei paesi, pensiamo che la Libia, la Tunisia dipendono quasi interamente proprio da quel tipo di importazioni. Lei vede dei rischi forti per come dire, un aumento davvero rilevante degli sbarchi e degli arrivi, dei flussi migratori da quei paesi? Circa 300 milioni di persone a rischio di povertà, di fame, e allora necessariamente dobbiamo anche pensare che ci sarà un aumento dei flussi. Noi consideriamo che anche negli altri paesi, non solo in Italia, io proprio oggi avrò l'incontro con i quattro ministri del Mediterraneo più l'Italia, siamo cinque, e pensi che Cipro ha avuto già il 286% in più. Noi siamo su 30% in più, abbiamo circa 20.000 persone, però certamente se la crisi prosegue, se non si riesce a portare via il grano dai porti del Mar Nero, dobbiamo attenderci un flusso maggiore. Di questo anche ne parleremo con i ministri del Mediterraneo qui a Venezia, proprio per cercare di portare in Europa al prossimo Consiglio europeo una strategia comune. La nostra forza è che siamo cinque con gli stessi problemi, perché siamo cinque paesi di primo approdo per chiunque scappa dalla povertà, e certamente un punto fondamentale per noi è che l'Europa si faccia parte attiva oltre che nella relocation, ma soprattutto che si faccia parte attiva con i partenariati, con i paesi terzi, perché bisogna aiutare quei paesi che sono in situazioni di difficoltà, di povertà. Solo così evidentemente si può fermare un flusso continuo, e d'altra Ministro, parte i nostri paesi non possono pensare di essere gli unici ad accogliere. Dalle sue parole capiamo che quella dell'accoglienza dei profughi ucraini sembra essere una parentesi positiva in una linea di solidarietà che non riesce a decollare in Europa. Prima di andare su questo tema che è decisivo, parlava di flussi importanti che potrebbero essere provocati proprio dalla crisi ucraina, in particolare da quella del grano.
Qualcuno ha scritto si temono 400.000 arrivi in più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. È una cifra che ha un senso? Può darcene uno? Guardi, i numeri non ne diamo, perché anche all'inizio di questa guerra si diceva che sarebbero stati i numeri 100.000, 200.000, poi alla fine sono arrivati 20.000. Certo, abbiamo notato un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quindi dobbiamo operare con l'Europa e soprattutto dobbiamo, io spero, che tutte le iniziative che stanno portando avanti i leader europei e l'ONU per quanto riguarda lo sblocco del grano, quindi creando un corridoio nel Mar Nero, spero che quella possa essere una delle soluzioni. Quindi diciamo per ora è una preoccupazione, ma non è un allarme immediato. Siamo preoccupati, quello sicuramente, come sono preoccupati tutti i paesi di primo approdo, quello certamente. Però dare i numeri sembra oggi prematuro. Parliamo di milioni di persone nel mondo e certamente ci saranno dei numeri in aumento anche sulle nostre coste, ma non solo sulle nostre, su quelle che sono di primo approdo come quelli che stiamo oggi, i paesi che sono qui a Venezia. Appunto, da questo vertice immagino uscirà un rilancio della richiesta di solidarietà con gli altri paesi europei. Una solidarietà però che si era in qualche modo incardinata con quel patto di Malta del 2019, ma che poi non è mai decollata. C'è stato poi il periodo, come dire, anche lì una parentesi, quella della pandemia in tutto il mondo. Ora la guerra, a regime però questa solidarietà non decolla. Come si può sbloccare? Allora, certamente le dico che quando abbiamo deciso in Europa e l'abbiamo fatto davvero nella prima riunione subito dopo la guerra e abbiamo stabilito di dare attuazione alla direttiva, per cui riconoscendo una direttiva firma dal 2001, riconoscendo la protezione internazionale a coloro che arrivavano dall'Ucraina, l'abbiamo visto i 27 paesi tutti uniti con tutti d'accordo e siamo riusciti all'unanimità a votare questa decisione. Certo, quella è l'Europa che noi vorremmo, è l'Europa che vede compattezza nelle scelte. Probabilmente ancora non siamo, perché la crisi ucraina è stata una crisi, la guerra improvvisa ha comportato che anche i paesi Visegrad, che un tempo erano contrari a qualunque forma di accoglienza, invece hanno dato dimostrazione obiettivamente di grande apertura. Quindi noi, alla luce di quello, porteremo avanti una perché ci sia una dichiarazione politica nel prossimo Consiglio europeo, ed è l'ultimo Consiglio a presidenza francese, ed è molto importante che oggi a Venezia ci sia in collegamento il ministro francese e ci sia anche in presenza il ministro slovacco, che è quello che prenderà la responsabilità del semestre prossimo. E quindi noi speriamo che da tutto questo incontro poi venga fuori, e quindi i francesi possano chiudere la loro presidenza con una dichiarazione che vede noi paesi del Mediterraneo compatti nel chiedere determinate azioni. Ministro, abbiamo citato tra gli altri paesi la Libia, notizia di davvero di poco fa di una motovedetta libica che avrebbe sparato dei colpi di avvertimento contro dei pescherecci italiani che si sarebbero avvicinati troppo, a loro dire. È la spia di una situazione, quella libica, mai risolta fino in fondo, e quanto ci preoccupa? La situazione dei pescatori non è la prima volta, ricordiamo anche l'anno scorso, gli anni passati ancora. Sono stati anche sequestrati. Quindi, esatto, quindi non è una situazione di oggi. So che è intervenuta anche la nostra Marina, quindi sono situazioni delicate che vengono seguite, attenzionate. Certo, in Libia c'è anche una situazione particolare ora, perché non c'è un governo, diciamo, nella pienezza
dei poteri, perché abbiamo l'altro governo che invece abbiamo Di Baiba che sta a Tripoli, ma l'altro entrato e che poi è dovuto riandare via, quindi comunque politicamente parlando è una situazione geopolitica molto difficile. Le faccio un'ultima domanda sul tema dell'immigrazione. Lei ha annunciato ieri in un'intervista un nuovo decreto flussi per far entrare persone che lavorino. Volevo chiederle qualche dettaglio, perché da tanti settori produttivi arrivano delle richieste di numeri alti, si dice mancano lavoratori, anche ministri leghisti come quello del turismo Garavaglia ha detto servono 350.000 lavoratori per andare avanti. Già nell'ultimo decreto, quello della fine del 2021, avevate alzato fino a 70.000, se non sbaglio, i nuovi ingressi per lavoro. Che cosa avete in mente adesso? Allora, la regia del decreto flussi ce l'ha la Presidenza del Consiglio, ovviamente lavoriamo insieme, ma c'è esigenza di alcune specialità, specializzazioni. Tanto è l'esigenza che vorrei ricordare un protocollo che abbiamo firmato da poco, una decina di giorni fa, al Ministero del Lavoro con l'Associazione Nazionale Costruttori, perché ci sia la possibilità che coloro che hanno la protezione internazionale o che hanno fatto richiesta di protezione internazionale vengano utilizzati nel settore delle costruzioni. Questo per dire l'esigenza che c'è. Questo tipo di protocollo serve non soltanto per inserire coloro che sono arrivati nel nostro paese e sono ancora casomai anche in attesa del riconoscimento, ma anche serve per l'integrazione. Questo tipo di protocollo noi vorremmo portarlo anche per altre categorie, perché è molto richiesta la manodopera anche nel manufatturiero e in altri settori. Mi sembra di capire che si andrà oltre la cifra che era stata fissata. Questo, ripeto, è una valutazione che stiamo facendo insieme con la Presidenza del Consiglio. Torno alla guerra. E il nostro Paese sta subendo degli attacchi, l'ultimo preannunciato per lunedì scorso a livello cibernetico di cyberguerra, prometteva un danno irreparabile all'Italia. Ci siamo svegliati tutti con un po' di preoccupazione lunedì mattina, poi almeno così, da semplici cittadini non ci sembra sia successo nulla. È così, e quanto siamo protetti da questo tipo di terrorismo tecnologico? Innanzitutto il governo ha varato da poco il piano per la cybersicurezza 2022-2026, per cui a che serve? Serve per aumentare, implementare la resilienza nei confronti di questi attacchi, anche per contrastare interventi come quelli che abbiamo avuto in questo periodo e di anticiparli. Devo dire che anche il sito della polizia hanno cercato di entrare, ma non hanno sfogliato nessun dato. Hanno utilizzato in questo periodo di attacchi un sistema DOS, che vuol dire il sistema, ma le reti sono rimaste intatte. Certo, stiamo facendo tanto proprio per contrastare e prevenire questo genere di attacchi di hackeraggio. Comunque finora gli strumenti che abbiamo hanno retto e non ci sono. Hanno retto sicuramente, sì. Parliamo di una criminalità più antica, ma comunque molto, molto pericolosa, quella della organizzata, la mafia in particolare. In questi giorni siamo a cavallo tra due anniversari molto dolorosi, l'assassinio di Giovanni Falcone, che abbiamo ricordato pochi giorni fa, e quello di Paolo Borsellino, che invece ricorrerà tra poco. A che punto siamo dopo 30 anni nella lotta alla mafia, e serve anche qui un aggiornamento degli strumenti per affrontarlo? Sì, abbiamo proprio l'altro giorno luglio, ci sarà il ricordo di Paolo Borsellino. Io dico sempre che quegli attacchi al cuore dello Stato, colpendo due magistrati che si stavano impegnando contro la mafia, dico sempre che è stato il peggior investimento della mafia.
Perché? Perché oltre quella che è la copiosa produzione normativa che dopo quel momento c'è stato, pensate che alla fine del 92 poi è sorta la DIA, la Direzione Nazionale Antimafia, quindi sono state adottate immediatamente iniziative per far fronte a una situazione certamente difficilissima, però quello che è da segnalare è stato uno scatto della società civile che si è ribellata perché ha ritenuto che quel modo, quell'eccidio, quegli attacchi così feroci andavano a toccare le libertà di tutti. E allora questo ha fatto sì che anche i giovani e la società tutta hanno rifiutato questo approccio di violenza, di sopraffazione. E secondo me questo è il maggior risultato da un evento così tragico quale quello che è stato. Certo, la produzione normativa è stata tanta e in materia di antimafia adesso, oltre quelle che è l'attività che svolgono i prefetti per quanto riguarda le interdittive antimafia, ci sta anche un sistema che abbiamo inserito ora di collaborazione con i comuni, nel senso una vigilanza che laddove ci sta un contatto occasionale, si fa una specie di tutoraggio, si segue un'azienda, si segue un ente in modo tale da evitare situazioni più gravi. Certo è che laddove ci sono tutti gli estremi si procederà. Ministro, abbiamo poco più di un minuto, volevo farle due domande. Quanto la preoccupa l'infiltrazione della criminalità organizzata rispetto ai tanti soldi che ci stanno arrivando dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? E vorrei ricordare anche il protocollo che due giorni fa abbiamo firmato al Viminale con il Presidente Bonomi, proprio che dà la possibilità alle aziende di collegarsi direttamente alla Banca Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno in modo da acquisire la documentazione antimafia anche per quei soggetti che lavorano per le imprese. Io credo che questo partenariato pubblico-privato non possa che giovare per schermare dalla criminalità organizzata questi importanti fondi che servono per lo sviluppo del nostro paese. Finito il nostro tempo, la seconda domanda, l'ultima, gliela faremo al prossimo live-in, ormai è una presenza abituale e molto gradita. Io vi saluto e continuiamo con il nostro live-in, tra poco Stefania Pinna con la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone, poi un panel molto interessante su un tema decisivo come quello della famiglia, dei figli e delle donne al lavoro soprattutto. A tra poco.